Ad Arese, in provincia di Milano, hanno costruito uno dei centri commerciali più grossi d'Europa. Si chiama Il Centro e all'interno, tra i 200 e passa negozi, c'è anche il primo store ufficiale di Lego Italia. Posso chiedervi perché negozio siete qua? Lego! Come potevamo non esserci, l'equivalente di una enoteca di livello per un appassionato di vini. Ok, andiamo a vedere cos'è. Come ci si sente essere il primo acquirente? Ho pezzato. Da che ora sei qua? Dalle 8 del 1:15. Sono imbucato con i dipendenti. L'Italia è un paese molto ambito a livello europeo, abbiamo aspettato al momento giusto, abbiamo sfruttato anche trend di mercato, abbiamo consolidato il marchio Lego negli ultimi anni, quindi trovando la location giusta, il partner giusto, abbiamo deciso che questo è il momento giusto e sarà il primo di una serie. Il primo di 250? No, 250 è proprio un numero che posso smentire. Il piano di sviluppo per quest'anno dovrebbe prevederne di arrivare a un 5 o 6. Comunque l'idea è quella di coprire un po' tutto il paese. La particolarità degli store Lego: hanno dei prodotti in esclusiva. In più abbiamo questi concetti, il pick a brick e il build minifigure. Pick a brick, semplicemente puoi con dei bicchieri di una dimensione predefinita riempire scegliendo i vari colori dei mattoncini che non trovi ovviamente nelle confezioni normali. Come massimizzare 18 euro di pezzi? 18 euro questi? Questa, indipendentemente da quello che c'è dentro. Ma è un affare. Dipende dai pezzi che mano a mano mettono a disposizione. Certo che riempire una cosa così di tile o di plate round 1x1, 1x2 è un bel colpo. Non svelare il trucco però. Il minifigure invece sono delle vaschette dove praticamente ci sono i componenti per comporre la tua unica minifigure. Testa, busto, gambe, accessori per creare la tua minifigure unica. Tu puoi fare la minifigure come sei tu, con la macchina fotografica, col cappello. Ci assomiglio? Mattoncino Lego così dal 1958, compatibile con quello dei nostri genitori, compatibile sarà con quello delle generazioni future. Può essere percepito, è sicuramente un gioco sviluppato per bambini, ma è un gioco sviluppato per tutte le età. Su tante scatole c'è l'indicazione dei 4 ai 99 anni. È un gioco molto semplice, perché i bambini già con i Duplo, che sono quelli un po' più grandi, possono iniziare a costruire già da 1, 2, 3 anni, fino ai 5 anni, per poi passare a quelle col mattoncino più piccolo. Ma soprattutto la filosofia è quella che costruisci quello che vuoi con la tua immaginazione. Quello che cerchiamo di dare è un'esperienza di entrare appunto in immersione nel mondo Lego e trovando tutte quelle che sono le novità. Grazie mille. Grazie a te. E come mai due uguali? Questa in realtà è la terza. La prima è esposta in una techina illuminata, la seconda viene messa nella Ghostbuster Headquarter e la terza per i giorni di pioggia. Cioè? Quando sarà fuori produzione la venderò per comprarmi qualcos'altro che in quel momento non potrò permettermi. Allora, in questo negozio si trovano tutti i mattoncini colorati che tanto ci hanno accompagnato nella nostra infanzia e che poi alla fine ci accompagnano e ci appassionano anche ora che siamo un po' più grandi. Sì, perché in fondo la filosofia della Lego possiamo farla nostra anche ora. Costruire divertendosi.